È difficile parlare dopo questo ottimismo così galoppante. Ma vi posso assicurare che in realtà le cose sono anche peggio di come le descrivono. Innanzitutto non ci sono tecnocrati, soprattutto geni tra i tecnocrati. Io suggerisco una nuova regola di massima per giudicare un tecnocrata genio. Devono avere ragione almeno 2 volte su 10. E non c'è nessun economista in Europa che si definisca tecnocrata, che sia in grado di indovinare 2 gol su 10 a un rigore. Quindi andrò a ricollegarmi ad alcune delle cose di cui vi ha già parlato Michael. Ha parlato di Balzac, citandone una famosa frase, per cui dietro a qualsiasi grande fortuna c'è un grande scandalo, e spiegherò come funziona questo meccanismo. Quindi sentirete, imparerete come rubare 10 miliardi di euro. L'obiettivo non è che voi poi andiate a rubare 10 miliardi di euro. Il fine ultimo è che voi poi possiate essere dei leoni intelligenti, perché si cibano di pecore. Ci è stato chiesto di suddividere la nostra presentazione in 4 parti, quindi a differenza di quanto è stato fatto in precedenza, il mio discorso sarà diviso in 4 parti. Quindi io vi dirò perché siamo esposti a crisi finanziarie ricorrenti e sempre più gravi. Poi vi spiegherò come il dogma economico teoclassico possa indurre questo genere di disastro, e la terza parte consisterà nel spiegarvi perché la reazione alla crisi l'ha addirittura peggiorata. E concluderò effettivamente su una nota ottimistica, perché la quarta parte sarà dedicata a come in alcune circostanze, in alcuni momenti, siamo riusciti ad avere successo e perché anche per voi ciò è possibile. Nella prima parte sembra che si stia ponendo una domanda, cioè perché ci sono delle crisi finanziarie ricorrenti e sempre più gravi? Ma in realtà sono 2 domande. La prima si chiede: qual è la causa sottesa a queste crisi? E la seconda invece dice: aspetta un attimo, siamo sempre regolarmente esposti a crisi, allora perché non impariamo le lezioni che si possono imparare da queste crisi? Quindi nella parte 1 ci concentreremo sulle cause della crisi, mentre nella parte 2 ci concentreremo sul motivo per cui l'ideologia non ci consente di imparare quello che si potrebbe imparare. La famosa frase di Santayana, ovviamente, è che coloro che dimenticano gli errori del passato sono condannati a ripeterli. Ma anche ricordandoci gli errori che abbiamo compiuto, la nuova politica che andiamo a scegliere potrebbe essere anch'essa errata. Quindi, nella parte 3 andremo ad affrontare questo tema, ma nella parte 4 affermiamo che la vera tragedia avviene quando si dimenticano i successi del passato, quando c'è qualcosa che si sa che funziona e ci si rifiuta di utilizzarlo. Perché, come ha detto Michael, non c'è un manuale di economia al mondo che vi avverta che i CEO dell'elite spesso si arricchiscono tramite la frode.
E c'è un tabù primitivo, quasi tribale, all'interno dell'economia. In inglese si utilizza il termine che inizia con la F e che ha 5 lettere, frode. Quando vado a parlare a gruppi di economisti che sono tradizionalisti, inizio l'incontro chiedendo a ciascuno di loro di pronunciare a voce alta la parola frode. Non crederete quanto gli possa risultare difficile anche solo pronunciare la parola. Bene, quindi, come vi dicevo, le lezioni del successo, una vera tragedia tralasciarle, dimenticarle. E citerò una frase di George Akerlof e Paul Romer, tratto da un loro famoso articolo, o perlomeno da un articolo che dovrebbe essere famoso, in cui il titolo in realtà dice già tutto. Saccheggiare, rubare al sottomondo economico la bancarotta per il profitto. Quindi la banca fallisce, oppure nell'epoca moderna viene salvata, ma il CEO in realtà si arricchisce. E questo è ciò che hanno scritto Akerlof e Romer circa 20 anni fa. Né il pubblico né gli economisti avevano previsto che la deregolamentazione dei risparmi e dei prestiti fosse destinata a produrre questo saccheggio, né inconsapevoli del concetto avrebbero potuto sapere quanto grave sarebbe stata. Quindi i regolatori nel settore, che capivano cosa stesse accadendo sia dall'inizio, hanno trovato un sostegno, nella migliore delle ipotesi, appena tiepido per la loro causa. Ma adesso sappiamo di più. Se avessimo imparato dall'esperienza, la storia non dovrebbe necessariamente ripetersi. George Akerlof ha ricevuto il premio Nobel per l'economia nel 2001. Quindi potreste pensare che gli economisti prestano attenzione a quello che dice. Potreste pensare che da quando è stato scritto questo articolo, oramai 20 anni fa, i libri di testo menzionerebbero anche argomenti come frode e saccheggio, non limitandosi a ignorare ognuno di noi qui. Invece ignorano anche vincitori di premio Nobel nell'economia. Quindi, ancora una volta, qual è stata questa lezione? I regolatori del settore, quindi i pedoni, i piccoli, non i grandi, che hanno capito dall'inizio che la deregolamentazione avrebbe portato a un saccheggio e un furto di massa, e gli economisti li hanno ignorati. E dopo aver dimostrato che effettivamente c'è stata frode, dopo che noi abbiamo mandato più di 1000 banchieri di elite, di alto livello, i loro amici in carcere, dopo che un vincitore di premio Nobel ci ha ammonito su questo punto, dopo tutto ciò, hanno continuato ad ignorare e a indurre crisi dopo crisi, tra cui anche quella in cui ci troviamo adesso. Quindi, che cosa sapevamo? Cosa abbiamo imparato di quella crisi dei risparmi e dei prestiti che è stata descritta profusamente all'epoca come il peggior scandalo economico nella storia degli Stati Uniti? E abbiamo una storia molto ricca di scandali. Ecco quello che
che ha detto la Commissione nazionale che ha investigato le cause della crisi. Ecco che cosa ha riferito. Il classico fallimento di grandi dimensioni è cresciuto a un passo sempre più veloce, raggiungendo elevate concentrazioni di titoli in settori rischiosi. Ogni trucco contabile disponibile è stato utilizzato. Le prove di frode erano immancabilmente presenti, così come la capacità da parte degli operatori di mungere l'organizzazione, il che significa saccheggiare, rubare a quell'organizzazione. Ma parlando di mungere, le frodi che vi sto descrivendo non si limitano affatto ai soli Stati Uniti. Avvengono in ciascun paese e sono sufficientemente frequenti per spiegare, diciamo anche hanno una cronistoria sufficientemente lunga per spiegarci quello che vi stavo dicendo, cioè molti dei ricchi si arricchiscono esattamente tramite gli scandali e le frodi che io vi ho descritto e che vi descriverò. Nella criminologia li chiamiamo superpredatori finanziari, quando vogliamo essere poetici. Quando scriviamo invece degli articoli li chiamiamo frodi di controllo, che è però un po' più noiosa come definizione. La frode sul controllo avviene quando una persona che controlla un ente apparentemente legale, come per esempio la Parmalat, utilizza questo strumento per in realtà frodare. E posso spesso utilizzare questo strumento, quest'arma, con impunità. In finanza, la contabilità tende ad essere lo strumento di elezione e queste frodi contabili causano maggiori perdite rispetto a tutti i reati associati alle proprietà immobiliari nel loro complesso. Eppure, ancora una volta, l'economia non ne parla mai. Cosa ancora peggiore? Quando molte di queste frodi avvengono nello stesso ambito, vanno a gonfiare ulteriormente delle bolle finanziarie e queste sono quelle che causano le crisi finanziarie e la disoccupazione di massa. Questo fa arricchire i CEO, produce gli scandali alla Balzac e distrugge la democrazia. Nella criminologia si parla di contesti criminogeni, una definizione lunga, ma un concetto semplice. Quando gli incentivi sono estremamente perversi, ci saranno frodi diffuse. Quindi, che cosa costituisce un incentivo perverso? La capacità di rubare molti soldi e di farla franca, di non andare in galera, di non dover vivere in una situazione di condanna morale. In pratica questo significa in inglese le 3D: deregolamentazione, desupervisione e decriminalizzazione, depenalizzazione de facto. Nella deregolamentazione ci si sbarazza delle regole, nella desupervisione qualsiasi regola residua non viene comunque attuata, nella depenalizzazione anche se a volte riuscite a denunciarli e c'è una multa prevista, in realtà non finiscono mai in galera. Quindi questa è la prima parte, deregolamentazione. Il secondo ambito è invece la remunerazione dei dirigenti e la situazione ideale per una frode contabile è veramente avere una remunerazione estremamente elevata basata
su un reddito riferito a breve termine, senza nessuna possibilità di recuperarlo, anche qualora si dimostri che c'è stata una menzogna di fondo. Queste sono le cose più importanti, ma è comunque opportuno anche che i titoli non siano facilmente verificabili in termini di valore di mercato. Quindi è molto più facile in questo modo poter gonfiare i prezzi dei titoli e nascondere le vere e proprie perdite. E se volete una vera e propria epidemia di frode, allora l'accesso al settore in questo caso è molto facile, ci saranno frodi molto più diffuse. Quindi questo era ciò che ci si poteva attendere, almeno nel mio caso. Questa è la ricetta. Ci sono solo 4 ingredienti. I banchieri in molte zone del mondo utilizzano questi 4 ingredienti per diventare miliardari. E ancora una volta è un concetto con cui Akerlof e Romer erano d'accordo. Quindi, primo ingrediente, una massiccia crescita. 2. Concedere prestiti veramente, veramente spazzatura, ma a un tasso di interesse elevato. 3. Ingrediente, un leverage, una leva estrema. Questo significa molto indebitamento aziendale. 4. Ingrediente, accantonare praticamente zero riserve per perdite, per le massicce perdite che invece si stanno profilando. A proposito, in Europa, quest'ultimo ingrediente è controllato dalle norme contabili internazionali, che sono assolutamente pro frode. E tutti lo sanno nell'ambito contabile, ma nessuno ha fatto alcunché per cambiarlo. Quindi, se fate queste 4 cose, avete la garanzia matematica di avere un reddito a breve termine record. Ed è per questo che Akerlof e Romer lo hanno definito come un fatto certo, una cosa sicura, una garanzia. Ci sono 3 cose sicure in realtà. La banca riferirà utili record, ovviamente i profitti, gli utili sono pura finzione, il CEO si arricchirà in tempi brevissimi e con il tempo la banca subirà delle perdite catastrofiche. Ancora una volta, se molte banche fanno la stessa cosa, si va a ipergonfiare la bolla. Questa ricetta ci aiuta a comprendere perché i banchieri odiano i mercati, perché i banchieri odiano il capitalismo, perché odiano qualsiasi cosa che sia anche solo simile a un mercato efficace. Quindi ecco un esercizio di riflessione. Se tu fossi CEO di una banca e volessi avere una crescita straordinariamente rapida, la prima cosa che dovresti fare per la ricetta della frode è un 5% all'anno, diciamo, un valore realistico. Questo è quello che facevano le banche in Islanda, questo è quello che hanno fatto molte banche in Europa, nell'Europa continentale e anche negli Stati Uniti. Come lo fareste se foste onesti? Siete in un mercato competitivo. L'unico modo per poter crescere così rapidamente è far pagare molto meno, quindi un tasso di interesse molto più basso per i vostri mutui. Ma in un vero mercato, che cosa farebbero i vostri concorrenti? Andrebbero a ridurre i prezzi anche loro. E quindi alla fine non avresti più la possibilità di concedere mutui e tutte le banche andrebbero a prestare a tassi di interesse più bassi. E quindi ecco la domanda.
È un modo buono per fare soldi se voi foste la banca? No, è terribile per una banca. Quindi tutti i banchieri andrebbero a perdere ed è per questo che odiano i mercati ed è per questo che le banche sono i primi fautori di un capitalismo malato ed è il motivo per cui loro guidano in questo cammino verso un capitalismo perverso. E questo ci porta anche a una discussione del motivo per cui i cattivi mutui sono invece così indovinati per la frode bancaria. È possibile far pagare un prezzo molto più elevato, un tasso molto superiore, a coloro che non sono in grado di ottenere mutui, perché non sono in grado di ripagarli. E ci sono milioni, decine di milioni di persone in questa condizione. Quindi potete crescere rapidamente, potete far pagare un tasso di interesse superiore se i vostri concorrenti fanno la stessa cosa. E in questo modo tutti ci hanno da guadagnare, perché andiamo a gonfiare ulteriormente la bolla e i cattivi prestiti vengono semplicemente rifinanziati, nascondendo le perdite per molti anni a venire. Quindi l'amministratore delegato della banca non si assume nessun rischio. È tutto un fatto certo. Ed ecco la domanda chiave. Quanti di voi siete banchiere? Non molti, mi viene da indovinare. Quanto cervello ci vuole per concedere un prestito cattivo? Beh, credo che saremmo tutti in grado di farlo. Quindi tutti i banchieri o bancari mediocri non hanno modo di fare soldi con una concorrenza onesta, però hanno una ricetta sicura se sono invece disposti a seguire la ricetta fraudolenta. Adesso cito una persona, un economista, che era a capo della investigazione centrale della crisi causata dai risparmi e prestiti. E ha chiamato questa dinamica di cui vi ho appena parlato l'incentivo perverso massimo. Quindi ecco cosa ha detto. Gli abusi contabili hanno fornito il massimo incentivo perverso. Era conveniente cercare dei cattivi mutui perché solamente quelli che non avevano intenzione di ripagarli potevano essere disposti a offrire delle remunerazioni e degli interessi elevati sul mutuo necessari per garantire le migliori condizioni di saccheggio. Era quindi razionale per gli operatori, cioè i CEO, gli amministratori delegati, spingere le proprie banche sempre più giù nell'insolvenza man mano che rubavano soldi alle banche stesse. Ecco il pazzo mondo su cui si costruisce l'economia teoclassica, dove il modo migliore, il modo più sicuro di arricchirsi in quanto amministratore delegato di una banca consiste nel concedere i peggiori prestiti immaginabili. E per poterlo fare devono affrontare il processo di sottoscrizione. La sottoscrizione è quello che fa una banca onesta per assicurarsi di poter poi essere ripagata. Ma se volete concedere dei prestiti cattivi, dovete innanzitutto sbarazzarvi della sottoscrizione. E quindi
Questo è l'elemento chiave. Se vi sbarazzate della sottoscrizione, abbiamo già detto che non siete banchieri. Quindi immaginatevi tutti voi che gestite delle banche in modo competente ed onesto e fate della sottoscrizione e potete dire elevato rischio, basso rischio, individuare i vari tipi di prestatari. Per quelli a basso rischio fate pagare un 10%, per quelli ad alto rischio invece fate pagare il 20%. Io gestisco invece una banca incompetente non sono in grado di valutare il rischio. Quindi faccio pagare a tutti il 15%. Quali prestatari verranno da me? Solo quelli peggiori. Nessun prestatario buono verrà da me perché potrà prendere a prestito nella vostra banca al 10%. Quindi qui non siamo esposti a un rischio tradizionale. Nell'economia noi parliamo di selezione avversa in questi casi, il che significa che una banca che concede prestiti o mutui in questo modo deve perdere moltissime somme di denaro. Nessun bancario onesto potrebbe agire in questo modo. E le banche che eseguono queste frodi creano anche un contesto criminogeno in se stesse per reclutare degli alleati nella loro frode. Per esempio, le persone che valutano gli immobili. Se non gonfiano il valore, le banche disoneste non li utilizzeranno, ricorreranno ad altri. È necessario corrompere tutte le persone che valutano gli immobili? No, basta un 5% della professione. Potranno quindi fare business semplicemente con questi valutatori corrotti. E questa è la dinamica dell'aggressione, il che significa che chi froda prospera e che la cattiva etica scaccia dal mercato la buona etica. Cosa dirà adesso a proposito della remunerazione? In America le più grandi aziende, le prime 100, hanno creato un gruppo per fare lobbying e questo si chiama Business Roundtable, la tavola rotonda del business. E avrete sentito parlare anche della frode di Enron all'inizio degli anni 2000. Diciamo che si sono un po' imbarazzati con questi eventi e quindi hanno nominato una task force perché approfondisse la frode e hanno messo un loro CEO, amministratore delegato, a capo di questa task force. Gli è stato poi chiesto da Business Week perché ci sono tutte queste frodi. E questa è la risposta che ha fornito. Non limitatevi a dire se raggiungi questa cifra di entrate il tuo bonus sarà tot, perché questo costituisce un incentivo irresistibile. Se agitate una sufficiente somma di denaro davanti agli occhi delle persone, anche i più buoni faranno cose cattive. E questo l'ha detto Franklin Rains, il direttore di Fannie Mae, che adesso è insolvente di circa 500 miliardi di dollari. Come sapeva Rains di questi incentivi perversi? Perché li aveva utilizzati da Fannie Mae per produrre le frodi con cui si era arricchito. E che dire a proposito dell'Irlanda? Questa è una relazione di un banchiere scandinavo che era stato ingaggiato per effettuare un'indagine. Non una vera indagine, ovviamente.
ha riferito gli obiettivi dei bonus che dovevano essere stimolanti tramite la ricerca di buone, solide politiche e di una prudente suddivisione del rischio, sono stati raggiunti facilmente tramite prestiti in massa al settore immobiliare. Ora, forse è necessario spiegarlo, non perché sia scritto in inglese, ma perché è stato scritto intenzionalmente per non essere compreso. Allora, vediamo che cosa dice. Gli amministratori delegati delle banche definiscono un obiettivo di reddito immenso, un obiettivo di entrate che sia 3 volte quello attuale. Com'è possibile triplicare le entrate in modo sicuro? Wow, se qualcuno fosse veramente in grado di farlo in modo sicuro, saremmo molto felici di pagargli degli stipendi da favola, vero? Ma che cosa dice? Non è necessario di fare tutto ciò in modo sicuro e non è difficile farlo se vi limitate a seguire la frode, la ricetta, la formula della frode. È sicuro, è una garanzia, ce la farete facilmente. Cosa c'è che non va allora con questa frase? Dice che gli obiettivi erano intenzionalmente difficili da raggiungere. E l'intenzione era quella di raggiungere questi obiettivi tramite prestiti prudenti. Ma davvero il direttore generale di una banca sta decidendo quanti soldi intende fare? Pensate davvero che volesse stabilire un obiettivo così difficile oppure un obiettivo che fosse più facile da raggiungere per potersi arricchire di più? Quindi concludo con questo. Abbiamo bisogno di una sorta di guardia costiera per le banche. Non possiamo più consentire ai dirigenti bancari di abbandonare il posto di comando dopo aver fatto incagliare le loro banche e aver causato tutta questa distruzione. La carriera del capitano della nave da crociera è forse finita, ma gli amministratori delegati delle grandi banche che hanno distrutto l'economia mondiale sono ancora ricchi, potenti e famosi proprio perché hanno rubato. Sono stati salvati. Loro non se ne sono andati in una scialuppa di salvataggio nel buio, nella notte più buia. No, loro se ne sono andati sullo yacht. Nello yacht che gli sta pagando il governo. E non c'è stato nessun funzionario in nessun luogo al mondo che abbia ingiunto a questi amministratori delegati di banche che avevano abbandonato le loro imbarcazioni